professor Barlafante. Così appena si climatizza, si vuole liberare. Si vuole liberare, che cavolo? No, ma perché lui è stato prima con le tette nude e quindi si è raffreddato. No. Va bene, vada avanti. Allora, questi sono i cosi positivi, poi le negatività. Però vedete, la gente non legge. Non legge perché qualcuno il 3 novembre di quest'anno ha scritto un articolo, perché li vuoi tutti quanti col telefono, online. Caspita, il mondo lo ha visto. Lo ha visto il mondo meno che sono venuto qua. 113.200 visualizzazioni. E che si parla? Che cosa c'è stato quest'anno? E perché i tardioli non saranno buoni? 27-28 ottobre saranno a 28 gradi, facevo caldo, la leva, chi già aveva l'acqua, si era grinzita, gli è venuto le rughe. E che vuol dire? Se la mosca non c'è stata, l'oliva si è rovinata lo stesso, perché bisogna conoscere la fisiologia di questa oliva. Ci sono queste cellule dentro, c'è una doppia, la parete cellulare con il doppio strato lipidico proteico, parliamoci semplice. Beh, praticamente mandargli l'acqua, quello invece del gonfiarsi ha fatto come la Coca-Cola quando la lattina si stringe. Se rompe, gente che ha portato le olive al frantoio, sale, va a fare l'analisi chimica acidità superiore a 0,8. Ma non ci sta la mosca, bocca aperta! Se è raggrindita, si è rotta la struttura cellulare, è intervenuto l'enzima lipasi, ha rotto gli acidi grassi, i trigliceridi, e fa l'acidità senza rompere. Se si rompeva ancora peggio. Allora, quali sono gli effetti principali? Poi passiamo all'assaggio. C'hanno tre origini, tre. Cattiva coltivazione. Noi non possiamo pensare di fare l'olio per passatempo. Che vuol dire passatempo? Ora facciamo giocare la passatella, frisco la 3-7 e poi andiamo a vedere l'olivo. No. L'olivo va curato come tutte le piante, né più e né meno. E quindi non si può stare a giocare. Se uno gioca poi si deve accontentare di quello che ha, ma non è così. Se le olive si rompono, esce fuori l'acqua di vegetazione. L'acqua di vegetazione è amara, ma è dolce. Quel dolce fermenta e produce l'alcol etilico e arriva il difetto. Si chiama avvinato. L'esperto assaggiatore lo sente immediatamente. Ma se le olive io quest'anno, a quella temperatura di 28 gradi, le ho raccolte, e non le ho portato subito allo frantoio, 4 ore, fregata la cavalla. Perché? Perché praticamente avviene un fenomeno che si chiama riscaldo. E quindi voi pensate a quanti difetti. Se ci è arrivata la mosca è perfetto, se sa già pure l'odore, si sente pure l'odore di carne, bellissimo, per fare un fumo è preciso, quindi sembra che ce la mettete la carne. E ci sono poi altri difetti che dipendono dal frantoio, ma oggi sono tutti tecnologici, lavorano, mi auguro bene. E poi quando portano l'olio a casa, un'annata come questa, l'olio deve stare nel rispetto dei tre principi fondamentali: se non deve vedere la luce, né il gelolo caldo, e leggevo l'aria. Allora che vuol dire? Vuol dire che devo tenere i contenitori sempre pieni. E allora cominciamo a vedere pure la modernità. Invece di prendersi le lattine, prendetevi il bag in box in maniera tale che non entra assolutamente l'aria. Quando è rimasta la fine, ci vanno aperte l'olio, è semplice, piglia le forbici, taglia un bag in box sul sopra e scola tutto, non perdi niente. Oppure se hai il bidone a casa, travasarlo appena inizi, perché ci entra l'aria.
la temperatura più è alta, peggio è, ma se gela è ancora peggio. E quindi a quanto deve stare? 18, da 16 a 18 gradi, 20 gradi sarebbe la cosa migliore. E poi quanto si consuma? Prima nell'arco dell'anno l'olio non si invecchia, c'è ancora l'usanza di dire faccio l'olio quest'anno ma consumo quello dell'anno prima. Vuol dire che mangiate sempre roba francese. Allora, se avete capito, ma vedo che nessuno parla, quindi voi che siete capiti, la cosa è di una semplicità unica. Come faccio a capire un fruttato? Semplice. Quando trovate una pianta di olivo il prossimo anno, prendete un'oliva, la staccate, la portate al naso e con l'unghia sotto al naso rompetela. In un milionesimo di secondo vi appaiono delle sensazioni d'origine, fruttato verde, caspita, e allora diventa importante. E quindi quello è il profumo del fruttato. Poi se uno ci sente la cipollietta, se ci sente i carciofi, ma io dico, non ci si sente più, perché quando la gente sente i carciofi, poi li comprano tutti surgelati. Per sentire i carciofi bisogna pigliarli, bisogna togliere le brattee, le mata da Danello, sente mettere i guanti e sente l'odore del carciofo. Non vedete niente. È come il pollaccio.